siamo adesso nella condizione di poter posizionare il cotile protesico nel rispetto del centro di rotazione ideale. Ovviamente non sempre è facile fare corrispondere il centro di rotazione con la posizione del neoacetabolo, perché il neoacetabolo deve naturalmente garantirsi il compromesso relativo alla stabilità ossea, cioè deve essere coperto, deve essere posizionato in maniera tale da avere un'adeguata copertura dell'acetabolo stesso. Qui, se come in questo caso noi posizioniamo esattamente il centro di rotazione del neoacetabolo per rispettarlo in pieno, vediamo che con questo cotile debordiamo al di fuori di una zona di sicurezza, quindi la stabilità ossea viene compromessa. Naturalmente noi possiamo giocare sulle taglie e teoricamente, ecco, vedete un altro tipo di soluzione dove rispettiamo di più il profilo osseo, quindi avremo una superficie e una garanzia di supporto in questa zona, ma sicuramente non abbiamo contatto e quindi abbiamo una zona di insufficienza in quest'altra zona. Qui vedete dunque che è necessario cercare il compromesso, cioè ci discosteremo un pochino dal centro di rotazione. Questo ci consente però di puntualizzare un aspetto fondamentale. Ogni qualvolta si debba cercare una posizione di compromesso, essa va cercata possibilmente in una zona, per così dire, ideale dal punto di vista biomeccanico. La zona ideale dal punto di vista biomeccanico ha per limite estremo esterno il prolungamento del centro di rotazione. Ecco, questa linea, al di là di questa linea, questa zona è una zona biomeccanicamente sfavorevole, per cui il centro di rotazione andrà posizionato o su questa linea o al suo interno. Questo produce una leggera medializzazione che va a dare un vantaggio biomeccanico secondo la legge di Powell's, nel rispetto della legge di Powell's. Infatti ricorderete che il braccio di leva che è formato dall'offset femorale va a contrastare il braccio di leva che si in stazione monopodalica porta per il baricentro e la forza peso approssimativamente in questa posizione. Quindi se noi riduciamo questo braccio di leva medializzando il carico, ne otteniamo senz'altro un vantaggio biomeccanico. Al contrario, se noi allunghiamo il braccio di leva della resistenza a discapito del braccio di leva della forza, noi produciamo un'alterazione biomeccanica. Quindi la zona limite è questa e dobbiamo cercare di rimanere all'interno di questa zona. Possiamo cranializzarci o abbassarci. Anche in questo caso c'è una zona preferenziale e sarà nel senso della cranializzazione, perché è molto più facile compensare dal punto di vista della dismetria una certa cranializzazione, perché poi sul versante femorale con l'uso di una testa lunga o comunque con una protesi diciamo lasciata più fuori è facile controllare la dismetria. Al contrario, se il centro di rotazione viene posto in basso, al di là delle difficoltà di contenimento osseo, ma sicuramente risulta molto più difficile il controllo della dismetria, perché la protesi andrà affondata eccessivamente e un affondamento eccessivo è possibile soltanto se utilizziamo una protesi più piccola. Una protesi più piccola ha una riduzione del braccio di leva consensuale e quindi una riduzione dell'offset e quindi uno scarto biomeccanico. Perciò la zona di sicurezza per la ricostruzione protesica è questo quadrante, per,
in questo quadrante dovremo posizionare il nuovo centro di rotazione. Ovviamente il più vicino possibile al centro ideale, o comunque, sempre per ottimizzare al massimo, sulla risultante. Ecco, lungo questa linea quindi si potrà medializzare e cranializzare in maniera ottimale il centro di rotazione, senza eccedere i limiti di sicurezza, perché è ovvio che una cranializzazione di oltre 2 cm poi produce anche dei disavanzi biomeccanici, esattamente come ogni altra condizione. Comunque, adesso che abbiamo formalizzato questa situazione, ci è più facile scegliere il compromesso ideale. In questo caso il Cotile 48, come vedete, riesce ad avere una copertura ossea adeguata su tutti i versanti e si posiziona in una situazione, direi, ideale, con qualche millimetro di medializzazione e praticamente senza o comunque pochissima cranializzazione. Quindi direi che il criterio di scelta per l'acetabolo è questo. E vedete che c'è sufficiente copertura ossea su questo versante e vedete che abbiamo anche un riferimento anatomico molto importante, che è la lamina quadrilatera, che costituisce l'incrocio che poi dà luogo alla tear drop, alla goccia. Ecco, questo limite ovviamente è un limite anatomico che va rispettato, cioè a dire non dobbiamo andare troppo profondi e quindi sfondare, per così dire, la lamina. Ecco, questo è un criterio. Quindi, come vedete, questa posizione è ottimizzata. In alternativa potremmo scegliere un cotile leggermente più ampio, ma se la copertura è sufficiente noi preferiamo risparmiare quello che è il prezioso bone stock. Quanto al posizionamento del cotile, ovviamente si potrà essere più o meno inclinato, quindi relativamente alla linea che congiunge le U. Questo l'angolo ottimale è tra 40 e 45 gradi, che si possono ovviamente verificare con l'ischiometro. Quindi, una volta decisa e fissata la posizione, iniziamo il tracciamento del piano vero e proprio. Ecco, vedete,